Ma nasce tutto da una domanda che mi ha fatto il giornalista del Piccolo Boemo, che è di Grado. Una volta mi disse: ma la Triestina, ha detto, guarda, capiti a fagiolo, perché nella riunione dell'Assemblea del Calcio di settimana scorsa c'è questo progetto che, così come funziona in Spagna, che le squadre di Serie A possono prendere delle squadre satellite dove durante il campionato far giocare i giocatori della prima squadra nelle squadre satellite o vicendevolmente dall'altra parte. Questo permette al calcio spagnolo di primeggiare. Questo permetterebbe a noi di far giocare in un campionato vero come quello di Serie C o di Serie B, dei giocatori che altrimenti vanno in primavera o vanno sempre in panchina e non riescono a avere nelle gambe i 90 minuti. Ecco l'occasione di Trieste, che io amo, una città meravigliosa, a me piacciono molto anche i triestini, e una società che ne ha i dilettanti, una società che ha bisogno di aiuto. Lui mi ha detto: ma la Triestina, ma c'è sia dove si prende una società. Con questa opportunità che c'è adesso in Lega, mi piacerebbe la Triestina, anche perché sono vicino, andrei a vedere anche qualche partito, non vedo quella del Palermo a Trieste. Da lì è nato questo inizio, con Bandelli, che mi ha presentato il sindaco. Abbiamo cominciato a fare questo percorso che stiamo continuando. Naturalmente io ho detto per i 2 anni o 3, spero due, di la Triestina dei dilettanti non si potrà fare niente, se non che io a fianco della Triestina col settore tecnico e anche con una sponsorizzazione abbastanza importante, ma non con le azioni della società, che in questo momento non sarebbe neanche possibile. Ma una volta che la Triestina è in Serie C, sicuramente le azioni si possono prendere e si può fare un programma, perché allora i giocatori delle seconde linee del Palermo o altri giocatori che noi prendiamo in giro per il mondo giovani potrebbe essere un'occasione per fare una squadra forte a Trieste.